che è durato fino a non molto tempo fa, dove si parlava anche di Malpensa, peraltro dove ho fatto un'informativa come ministro dei trasporti sulla necessità, esulo un attimo dal tema idrogeno e poi ci arrivo, però visto che parliamo alla comunità economica di Busto, ci tengo. Ho fatto un'informativa, poi ho parlato con il ministro Giorgetti e il ministro Pichetto all'ambiente perché lo sviluppo dell'area cargo di Malpensa è un obiettivo strategico e non può essere bloccato, vincolato dai no, dai forse o dai dubbi. E quindi conto che presto, presto vuol dire entro domani, arrivi la proposta di una norma che superi il blocco di quello che è uno sviluppo fondamentale per l'economia del territorio, che è quello dell'area cargo a Malpensa, quindi proprio qua nelle stanze di fianco a quella da cui sono collegato stiamo lavorando per un'ipotesi normativa che metta al centro come obiettivo strategico nazionale Malpensa e lo sviluppo di Malpensa anche in vista dell'accordo tra ITA e Lufthansa, perché penso che sul territorio potrà essere assolutamente fondamentale per portare più lavoro e più ricchezza. Venendo